Sofia, a parte la battuta d'arresto in Campania, diciamo con il roster completo, ora la classifica è un tantino diversa rispetto a qualche settimana fa. Eh sì, allora c'è stato quello scivolone a battipaglia che non ci voleva, però è basket, è sport, e può succedere. Adesso speriamo di, anzi speriamo, dobbiamo trovare questa continuità e questa solidità e portarla avanti, soprattutto la prossima partita con Broni, poi avremo, vabbè, tra settimana contro Schio e poi Bologna prima della pausa della Coppa Italia, quindi dobbiamo continuare a trovare appunto quella solidità e quell'equilibrio che purtroppo ci è mancato in alcune partite e in una gran parte della stagione per i motivi che sappiamo. Quindi adesso anche per quanto riguarda gli allenamenti, no, settimanali, è cambiato qualcosa con tutte le ragazze a disposizione? Sì, finalmente abbiamo tutti i ruoli coperti, siamo 12 con le giovani che danno una grande mano e questo è importante perché fare le settimane in 6, in 5 per una squadra è negativa come cosa perché non riesci a preparare, non riesci a creare la situazione partita, sono allenamenti non funzionali, quindi adesso finalmente si riesce a lavorare come si deve. Stasera vi ho viste più tranquille in campo, sarà anche che avete avuto finalmente un impatto iniziale buono. Siamo più tranquille anche perché dopo una partita con Battipaglia, cioè una sconfitta contro appunto che abbiamo fatto con Battipaglia, bisogna farsi prendere dall'ansia, dalla pressione, bisogna stare tranquille, appigliarsi alle proprie certezze di gioco e soprattutto bisogna divertirsi. Ultima cosa, una curiosità, cosa vi aveva detto Mimmo prima di questa gara? Ma ci ha detto che abbiamo fatto una settimana grandiosa, perché ed è vero, abbiamo fatto una bellissima settimana di allenamenti, quindi dovevamo solo avere pazienza nel nostro gioco, arrivare fino in fondo e fare quello che abbiamo fatto e abbiamo preparato durante la settimana.